nata ad Ariano Irpino da genitori di origini pugliesi ed incarna perfettamente l'emblema della bellezza mediterranea, con curve mozzafiato, riccioli castani ed un viso talmente espressivo da essere scelta da Giada Curti per la sua sfilata ispirata a Sofia Loren. Raffaella Modugno, una carriera da modella in continua ascesa, sarà una delle concorrenti del reality di Rai 2 Pechino Express. Giocherà in coppia con la presentatrice Benedetta Mazza per la categoria naturali o curvi, viste le loro forme burrose senza ritocchi. Altri VIP tra le 8 coppie di concorrenti in questo Adventure Game: Lori del Santo, Tina Cipollari di Uomini e Donne, Francesco Scarcina, Voce delle Vibrazioni. Il programma, giunto alla quinta edizione, sarà condotto anche quest'anno dal simpatico Costantino della Gherardesca, che metterà alla prova la capacità delle coppie di spostarsi via autostop e di farsi ospitare gratuitamente in paesi quali Colombia, Guatemala, Messico. La verve ed il carattere della Modugno, insieme alla sua bellezza, la rendono sicuramente uno dei concorrenti più interessanti e con buone chance di vittoria. Raffaella ha posato per grandi testate internazionali, per campagne pubblicitarie dei più importanti brand della moda. È stata la protagonista del video musicale di Pitbull, ma soprattutto, pur non vincendo, ma anzi facendosi squalificare da Miss Italia nel 2011 per alcune foto di nudo, si fece notare per la polemica che innescò sulla eccessiva magrezza pretesa per le ragazze in concorso. Spesso paparazzata a Miami Beach, alla Modugno sono stati attribuiti anche numerosi flirt importanti, dal calciatore Diego Forlan al cantante DJ Francesco Facchinetti, fino anche Fabrizio Corona, con il quale in realtà ha solo posato per una pubblicità. Dunque, da settembre le curve della Modugno saranno su Rai 2 e gli arianesi faranno il tifo affinché dia filo da torcere agli altri concorrenti.